Mentre solcavamo l'immobile palude, mi si parò davanti uno spirito coperto di fango, allungò verso la barca entrambe le mani, ma Virgilio pronto lo respinse, dicendogli: «Via di qui, vattene a stare con gli altri maledetti. E io, maestro, sarei molto desideroso, prima di uscire dalla palude, di vederlo immergere in questa melma». Poco dopo vidi gli iracondi fare di lui un tale scempio, che per esso ancora glorifico e rendo grazie a Dio. Tutti insieme gridavano: «A Filippo Argenti!» Non racconto altro.